bentornati a Toscana Mattina, prosegue la nostra diretta. Questo è un momento dedicato all'ospite. Diamo il benvenuto a Stefano Ballini che è tornato qua con noi con un bellissimo film, un bellissimo documento che ci porta indietro nella storia, ma anche ci dà un messaggio di futuro. Quindi regista per l'occasione, questo è il secondo diciamo, capolavoro che viene presentato. Ma adesso però, prima di entrare nel vivo dell'ospite, dell'argomento, ci colleghiamo con Firenze, abbiamo Gigliola Caridi, si trova davanti al tribunale perché c'è una nuova udienza del processo Meredith. Grazie a Gigliola Caridi, torniamo al nostro ospite Stefano Ballini, il film che ci presenta si chiama 16. E riguarda, diciamo, la storia dell'eccidio. Ma entriamo meglio nei dettagli. Diciamo, la rappresentazione del 25 aprile a Montesole e a Marzabotto. Ecco, Ecco, ricordiamo dov'è Marzabotto in Marzabotto. provincia di Bologna, dove c'è stato un eccidio dal 29 di settembre del 44 al 5 ottobre e sono morte circa 770 persone. E questo è un video che è stato proprio richiesto dall'Associazione dei familiari delle Esatto, vittime. perché dopo il treno che buca il fronte mi hanno detto espressamente: guarda, se ti va, prova a fare qualcosa sul 25 aprile a Montesole, perché ogni anno ci sono circa 20.000 persone che vanno in quel luogo e non c'è niente di ufficiale. Allora, se ti interessa, allora mi sono sentito onorato più che responsabilizzato. Ho deciso di creare una storia molto leggera, diciamo, sul 25 aprile, un po' sull'eccidio, un po' su partigiani, eccetera. Ecco. Allora, se la regia è pronta, vediamo un pezzettino, del film nel trailer e poi magari lo commentiamo meglio insieme. Per non partecipare, ecco, alla realtà attiva di quello che sta succedendo. E, secondo me è praticamente inutile alla fine, anzi è dannosa. È dannosa, poi non. È dannosa anche il fisico. Io non ci credo che questo paese finirà male se i giovani che sono qui oggi si impegnano per quel 25 aprile. Io gli ho dato l'alto e loro si sono fermati e hanno alzato le braccia. Si alza in piedi uno e dice: non sparate, non vogliamo spargere sangue. Montesole è diventato un punto di riferimento e quindi è l'occasione per stare insieme, per passare una giornata all'aria aperta e nello stesso tempo per riflettere sulla storia recente del nostro paese. Al dirimpetto
dopo il fiume e il suo fruscio, dopo gli alberi e i cormorani, dopo l'aria e dopo il sole, c'è un muretto, sala d'aspetto, io ci salgo e guardo il ponte, sembra poco ma è già tutto, su quel ponte passa il mondo. Là al dirimpetto, dopo il muro. Molto bello, davvero molto intenso. E come abbiamo sentito, una riflessione sulla storia recente del nostro paese. Queste riflessioni si fanno troppo raramente. A volte solo quando ci sono appunto delle ricorrenze, diciamo, ufficiali. Invece forse è giusto anche in altri momenti, come per esempio ora, che cioè, non siamo vicini a quella data, ma il pensiero va comunque sempre rivolto a quel momento, e c'è un bellissimo confronto tra due sedicenni, no? Tra due sedicenni, che uno è un sedicenne nel 44, quindi un sopravvissuto che già nel film Il treno che bucò il fronte dice: io avevo 16 anni all'epoca, anche se mi consideravo un uomo, e da lì mi è scattata la scintilla, ho deciso di trovare un sedicenne, e per l'appunto ho un nipote di 16 anni, e non è per, ecco, diciamo, sì, per mettere in mostra i familiari, ma certo, credo che la memoria si debba trasmettere da chi sia più vicino, soprattutto. Quindi cosa si dicono i due sedicenni? I due li ho fatti incontrare, e le riprese sono fatte molto da vicino, appositamente, proprio per catturare anche la più piccola emozione. All'inizio si danno del lei, poi si danno del tu, e poi si vede che pian piano si sciolgono e si fanno delle domande, diciamo, che si possono fare due persone, diciamo, di età così diverse. E alla fine, diciamo, sono abbastanza soddisfatto, ecco, di quello che è venuto fuori. Ecco, che come va a finire? Va a finire che i due si salutano, il sedicenne attuale, cioè si scrivono una lettera a distanza di svariate settimane, dove il sedicenne di allora spiega che gli ha fatto piacere conoscerlo, e comunque sia, dell'importanza di andare a Montesole per determinati motivi, e risponde l'altro sedicenne dicendo che gli è piaciuto, diciamo, che ci tornerà, eccetera. Ecco, ora non voglio svelare tutto. Troppo, se no. Ecco. Tra l'altro questo film è uscito in DVD, è stato distribuito, DVD. Prima è stato ovviamente presentato a Marzabotto. Come è andata questa? Benissimo, ecco, perché là sono rimasti molto contenti, e anche le persone che hanno vissuto quei momenti sono rimasti molto soddisfatte, questa è la cosa più importante per me. E poi è stato presentato qui in Toscana, ci saranno altre presentazioni, una a dicembre e una a gennaio qui a Firenze e nei dintorni. Però verrà anche distribuito, appunto, sarà in rete, è molto all'avanguardia, gratuitamente dal 25 aprile sarà liberato, tra virgolette, in rete dal 2014 sito? Sul www.16montesole.com. Perfetto, ma c'è anche un'altra grande soddisfazione, ha ricevuto l'apprezzamento, niente proprio di meno, che dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E questo è vero, perché è stata una grande soddisfazione per me, e più che altro anche per i miei vecchietti, come li definisco io, e quindi Ferruccio e Riccardo Lolli, quello che si vede nel trailer, perché spero che abbia avuto un minimo di soddisfazione. Il Presidente Napolitano ha detto che è un lavoro molto singolare, che però aiuta molto nel tramandare la memoria e per fare in modo, anche nel limite del possibile, che questo non riaccada. E questo è bellissimo per me. Ecco, diciamo. Ecco, un'altra idea potrebbe essere quella di diffonderlo nelle scuole, no? Visto proprio anche l'età. Questo l'ex sedicenne con, esatto, l'attuale sedicenne. Esatto, sto prendendo contatti con alcuni professori che sembrano interessati, vediamo, ecco, a me piacerebbe.
Ecco, non so se è possibile rivedere, magari senza mettere l'audio, alcune immagini, così possiamo commentarle meglio sì. del trailer, se è possibile, se no insomma lo facciamo anche senza le immagini. Che atmosfera c'era quando lei è andato a girare, insomma, lì a Montesole? Fortunatamente c'era il sole, per sì, l'appunto, perché sennò sarebbe stato un problema. Siamo stati alla San Martino, alla chiesa che è stata distrutta, diciamo, allora, è stato girato quasi tutto lì. Ci sono altri luoghi a Montesole, però, vista l'affluenza della gente, è stato quasi impossibile. Ecco, ricordiamo, è rimasto uno dei luoghi simbolo della liberazione e ancora tanti vanno insomma, in visita, no? Tantissimi, sì, sì, ci sono delle guide, ci sono dei punti, insomma c'è il modo di visitarlo anche ad apprezzarlo nel miglior modo possibile. Questo è Ferruccio e Cosimo, cioè i due protagonisti, sedicenne di allora e sedicenne di ora. Questi sono i familiari scomparsi di Ferruccio, del sedicenne di allora. Tanti, Sono, perché allora c'erano le famiglie allargate, sono 19. Veramente troppe foto. Questi invece sono i due. In uno dei tanti dialoghi del film, che poi sono intramezzati da altri video. Poi, vabbè, questa è la locandina. Molto bella era anche questa... Questa canzone di accompagnamento, soprattutto nella parte finale, chi era? Quello è Emiliano Benassà, che abita qui. Ah, è un cantautore, immagino. No, lui scrive, anche fa teatro, spesso con Massimo Salvianti, che tra l'altro fa parte, recita anche in questo video. Questo è Riccardo Lolli, il più anziano partigiano della Stella Rossa in vita, che racconta una storia che ha salvato la vita a lui e al tedesco di cui parla. E poi, a Stefano Ballini come diciamo, regista, che cosa ha colpito in maniera proprio profonda? Dopo tutto questo, dopo essere andati lì, dopo aver parlato con queste persone e poi dopo nel realizzare. Ovvero. Il lato umano delle persone, perché quello che mi hanno dato loro, come a Sant'Anna, ma voglio dire, con Ferruccio, cioè, è nata un'amicizia talmente forte che mi chiama anche per sapere come stavo. Ecco. Bello, così è una persona eccezionale. Ecco, ricordiamo appunto invece il treno che bucò il fonte, che ha avuto anche questo grande successo, anche lì grandi riconoscimenti da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, come è andato, perché è andato ormai avanti, è passato un anno, no? Da quando allora, è stato, diciamo, presentato. Non avendo pubblicità di nessun tipo e quindi non avendo case di distribuzione, non avendo niente di niente, mi arrivano ancora persone che l'hanno appena visto e si sono entusiasmate. Bello, il presidente Ciampi l'ha visto quasi dopo un anno e è rimasto molto colpito. Sì. Poi lo stesso Presidente della Repubblica mi ha invitato il 24 di marzo, quando ci fu la visita congiunta con il Presidente Gauck, quello tedesco, per dare una copia, perché ho fatto anche la versione in inglese, da dare a lui. E quindi poi l'ho spedita a lui, lui è rimasto contento, che insomma a livello istituzionale va andato benissimo, sono soddisfattissimo. Benissimo, allora in bocca al lupo per il futuro di 16, grazie a Stefano Ballini per essere stato qua con noi, grazie soprattutto a voi per averci seguiti, continuate a farlo, noi andiamo avanti con la nostra programmazione e per quanto riguarda gli appuntamenti con le informazioni ci rivediamo intorno alle 12.30 col TG Flash e poi con il TG Meridiano, a più tardi.